Temptation Island, Francesco Chioffalo, Selvaggia sta con Luca per i soldi. Accuse pensati quelli fatte pochi minuti fa da Francesco Chioffalo, il protagonista di Temptation Island contro la sua ex Selvaggia Roma. I continui scontri tra Francesco Chioffalo e Selvaggia Roma, dopo l'esperienza fatta a Temptation Island, sembrano destinati a non placarsi. Il romano, infatti, qualche minuto fa sui social ha voluto rispondere a suo modo alle accuse fatte dalla sua ex dando, molto animatamente, la sua versione dei fatti. Selvaggia l'avrebbe recentemente definito come una persona cattiva, scatenando in questo modo la rabbia di Francesco. Alle parole di lei Chioffalo ha controbattuto andandoci giù pesante e, ancora una volta, ha tirato in ballo la nuova relazione della ragazza. Rolex falsi, regali per comprarsi la fiducia di lei e cene organizzate per parlare male alle spalle del romano, Chioffalo non si risparmia in nulla e mette in piazza quello che pensa. Selvaggia? Secondo Francesco Chioffalo sta con Luca per i soldi. Nei video caricati su Instagram Francesco, senza filtri, attacca pesantemente anche Luca, attuale ragazzo di Selvaggia. Questo, nello specifico, viene definito da Chioffalo una persona falsa e poco leale che, pur di apparire, avrebbe comprato i suoi followers sui social. Perché Selvaggia Roma sta con lui? Per i soldi risponde Francesco senza nemmeno pensarci due volte. Secondo il romano la sua ex sarebbe ancora innamorata di lui, tuttavia, la stessa ha deciso di stare con Luca per pura convenienza. Sono due poveracci, scrive poi Francesco, lei una sfruttatrice arraffa soldi, lui un plagiato succube plagiato che come se non bastasse si compra i followers. Selvaggia Roma è ancora innamorata di Francesco Chioffalo? Secondo quest'ultimo sì. Nelle storie scaricate su Instagram Francesco ribadisce più volte questo pensiero, e cioè, Selvaggia sarebbe ancora innamorata di lui. Questo perché secondo Chioffalo, al contrario, non si spiegherebbe l'attaccamento morboso di lei alla loro storia, ormai finita da tempo. Il romano infatti spiega che, in più occasioni, la sua ex gli avrebbe fatto terra bruciata attorno, parlando male di lui alle ragazze che lo stavano a frequentarlo, solo per allontanarle. Sarà vero? E cosa dirà Selvaggia al riguardo? Questa storia, dopo questa replica, non sembra destinata a finire facilmente.